Vada. Chuck. Allora, riprendiamo la lettura di questa rassegna stampa, perché qui c'è il problema del piromane. Abbiamo detto, no? Che bisognava mettere una targa nelle terche di questi piromani. E allora, non a caso targa si chiama targa. Appunto, noi la cambieremo e lo terga. Proponiamo. La terga. La terga che si infila, che si mette a queste persone dentro a una stamberga. Certo. No, e se no, cacchio, che terga certo. È? Certo. Quindi ci mettiamo con i numeri, no? Con le cifre, i numeri, eccetera, eccetera, e mandiamo in giro questi piromani ad attaccare un po' di fuoco, ma in posti più idonei, cioè ad esempio attaccare i fuochi, ad esempio agli inginocchiatoi nelle chiese, più divertente certo. Che andare a piccare il fuoco, o certo. No? Non è detto che non si faccia. No, io sono pronto. Anzi, prima intanto scegliamo quegli inginocchiatoi che sono maggiormente antichi e ce li portiamo a casa. Ma perché lo fanno gli amici della mafia capitale, non possiamo farlo noi. Certo. Troppa roba se ne fregano tutti i giorni e che si spartiscono con i vari vescovi, sottovescovi, preti, pretonzoli e quant'altro, o no? Certo. È giusto. Comune, Marino isolato, opposizione in pressing. Adesso si torni al voto. Bene. Marino isolato, sai, capito? Ce lo diciamo. Ostia sciolta per mafia. Allora, una volta la parola sciolta significava sciolta, capito? E io vi ricordo che una cosa che è molto bella. Allora, a un certo punto è uscito fuori il diario, niente un po' di meno che Einaudi, che ha tenuto durante la guerra quando era scappato in Svizzera, e ironizzavano molto perché lui scriveva queste cose nel suo diario, e in una pagina del suo diario ci aveva scritto: oggi sciolta. Capito? La macchina? La ciamusa? Che macchina è? Ho le palle piene delle mie occhiate, me ne vado a Goa con i corrimi. Sì, andiamo, proseguiamo? 140.000 euro. Giubileo, è corsa contro il tempo. Allora, anche questa cosa è di una bellezza eccezionale. Intanto si sono inventati il giubileo, che c'è. Se c'è qualcosa di interessante è proprio questa. Non sapevano che cazzo inventarci. E si sono inventati il giubileo, no? Allora, questo è il primo passo. Il secondo passo... Allora, in occasione del giubileo si fanno certi lavori. Ciao. Giusto? Vedi caso, questi lavori si fanno sempre all'ultimo minuto, no? Come nelle emergenze, dove una cosa che costava uno costa 50. Certo. Quindi la logica non sfugge alla nostra attenzione. È sempre così. Cioè, allora... Parlano di mafia capitale, che è stata sgominata la mafia capitale. La mafia capitale sta qui e imperante. È il Vaticano che in certo punto organizza il giubileo. Oh, ricordiamoci, cari amici, e lo diciamo a chi non lo sa, che ai tempi belli, parlo del 500-600, c'era un sacco di gente che veniva al giubileo. Ma come tu ben sai, e ce lo siamo detto più di una volta, questi fedelissimi non venivano qui per fare il giro delle sette chiese. Per i bordelli, la grande scelta. Per la grande scelta dei bordelli che c'era a Roma. Che era, non a caso il Caravaggio li ha descritti ampiamente. Capito? Quindi siamo nel pieno del bordello, essendo il Vaticano un'organizzazione di carattere bordellistico. È un grande bordello. Esattamente, di carattere bordellistico, no? Perché dice, se vuoi la soluzione, bacia pure sto cordone. Non si dice così. Io non lo so, come Viminale, lama nel mirino, gare e appalti sotto esame. Beh, adesso si sono accorti che l'AMA è un'associazione per delinquere. Ma insomma, signori miei, basta vedere il livello di pulizia delle strade romane per capire che cos'è l'AMA. Cioè, quella che si chiamava AMA Roma. È una cosa intollerabile in tutto il mondo. Il turista viene oggi a Roma per vedere come si può sporcare dei monumenti che esistevano qui da 10.000 anni, e dico 10.000,
perché va prima, molto prima della Repubblica Romana, e che erano perfetti, stavano benissimo, non erano sporchi per niente, o no? Giusto quando noi, ti ricordi, abbiamo letto quella bella poesia del tuo omonimo Orazio, relativa allo scherzo che il gran dio Priapo ha fatto alle due arpie, alle due stregacce ravvisiamo in questi due persone, Bonino e Boldrini, che erano le streghe di una volta, capito? Allora, queste streghe che operavano all'Esquilino, dove i cadaveri erano a fior di terra, queste streghe, capito, che facevano cose orripilanti, furono messe in fuga, niente un po' di meno che il gran dio Priapo, leggetevi la ottava satira di Orazio, con una enorme, colossale scorreggia. Un peto. Tant'è vero che noi abbiamo detto, andiamo al Parlamento a riempire dei peti, in modo tale che sia la Bonino che la Boldrini scappino una volta tanto e si tolgano dalla nostra vista queste due schifose megere stregacce, capito, che ci fanno schifo solo a guardarle, capito? Ecco. Oh, cara, scusami, se ti ho detto, se ti sei avuta male, puoi venirmi a trovare, capito, Bonino? Puoi venirmi a trovare a casa. Con la pompa. Sì. Appunto. Chiedeva il pizzo, preso un cassamonica. Ma insomma, io, guardate ragazzi, che è una cosa da non credere. Ma come, hanno piantato tutta la grana fino all'altro ieri, perché i cassamonica hanno fatto quello che hanno fatto. È uscita una comunicazione del non so se l'Associazione Nazionale Magistrati, sì, o chi sia, che ha dichiarato che ci sono 27 cassamonica sotto controllo, sotto, sì, indagine. Sì. Quindi per in qualche modo giustificarsi di fronte all'opinione pubblica. Sì, in uno stato normale questo non dovrebbe avvenire, perché sì, non dovrebbe neanche sorgere il sospetto. I cassamonica erano già morti, seppelliti in un carcere di quelli dove si muore facilmente. Perché nelle carceri italiane, cari amici, sapete chi muore? Chi si suicida? Regolarmente, no? Che i nemici di certi personaggi della mafia, vedi caso che non sono mai stati inquisiti per subdoli rapporti con lo Stato. Solo che se alcuni di questi nemici, tanto è vero che quando li pigliano a questi mafiosi nemici di questi altri, dicono: cioè, per pietà, per favore, non mettetemi in quel carcere, perché lì 15 giorni dopo mi fanno sparire. Sono morti. Allora, se muoiono questi, potrebbero morire anche gli altri. Ah no, oh no, cassamonica, che cosa? Ma io mica volevo parlare di voi, cassamonica, io sono un amico, non mi venite a trovare a casa, mi raccomando, carino, sono un amico, sono vostro amico. Ecco, allora andiamo avanti, furgone killer, patente restituita, questo è il più bello, questo ammazza la persona dopo 3 giorni, siccome non era ubriaco, questa è la più bella, siccome non è ubriaco, non l'ha ammazzata. No? Non è colpevole. Non è colpevole. Allora, noi possiamo dire che quella persona morta è come Gesù, o no? Di più. Era una fervente buddista. Quindi è già iniziato la caccia a Buddha. Monte Sacro, in manette il baby piromane. Arriva Garrone, fiumi di applausi. Questo è il famoso buon Garrone. È capito quella quello del libro cuore. Abbiamo detto tutto, quello adesso è venuto il buio, quello che favorisce appunto il sonno e i pensieri, però non prima, perché noi quando noi asseriamo certe cose. Ecco, no, questo è importante, lo dobbiamo far vedere. Allora, dici, cassamonica, il comune, no, il comune non c'entra niente, no. Ma te la vuoi per il comune, ma scherzerà. Gli affittava gli appartamenti
e le case a 7 euro. No, 70 euro. 70. No, a 7. 70 euro. A 7 euro. Beh, anche vabbè, quelli dai. Che hanno lo sconto. No, giusto. A 7 euro. Non lo sconto. Ti dico io, è uscita un'altra notizia dopo questa, a 7 euro. E manco pagano. E certo, voi che vai scherzare. Ve lo dai a 7 euro, niente meno che manco a 7 pagano. Euro. Pare 15.000. È subentrato un erede ultimamente dei Casamonica. E doveva pagare circa 10.000 euro di affitti non pagati. Ha detto non pago un cazzo. Ho fatto bene. E chi deve pagare? Oh. Noi stiamo parlando di fare... Sì, vedi, per avere proposto, no? Per avere proposto di fare un manifesto dedicato allo sciopero fiscale è uscito fuori tutta questa discussione. Ti immagini? In Casa Monica fanno presto. Loro non, nemmeno lo dicono, non ho più nessuna considerazione. Non pago e basta. Chiudo. Allora, mandami uno. E lo vedi, poi dopo è difficile riuscire. Mandami un vigile urbano. A ognuno che fa opposizione. Sì, ma dico, mandami un vigile urbano a farmi la multa. E poi vediamo. Come ti dicevo. Ok, chiudo qui.